tu puoi dire Mazzocchi, come hai visto la partita? Senza domande, puoi dire quello che vuoi tu. Io ho visto, non dal vivo, io ho visto le ultime quattro Italia-Malta o Malta-Italia dal vivo. Due partite finite 2-0 e due partite finite 1-0. Esatto. Quattro partite orripilanti che io ho commentato allo stadio e mi sarei buttato nel pozzo pur di non vedere quella partita. Erano partite orrende. Con Malta si fanno partite orrende. L'unica cosa che conta con Malta è vincere. Vi posso dire che io, dopo aver visto il primo tempo dell'Italia con l'Inghilterra, temevo questa partita. Temevo addirittura, visto il grado di pippume della squadra, che noi questa partita riuscissimo addirittura a non vincerla. Però Marco, quindi io oggi mi prendo i tre punti. Però c'è una cosa importante che non abbiamo detto, la nazionale ne prende tre punti. E in queste partite devi fare almeno 4-5 gol di scarso, perché sono importanti per la nazionale. Un attimo, Francesco, ragazzi, gli alert non li riesco a mutare. Non parlate. Dal 1993, perché Malta gioca con l'Italia e gioca interno con l'Italia. Tu hai visto una crescita di questa squadra? Assolutamente no. Scusate, assolutamente no. Quando partono gli alert, possiamo, che sono quelle voci computerizzate, cerchiamo non 10 secondi di fare basta. Poi, però io dico, raga, computerizzate. Sì, lo so, Fuga. Io dico, scusatemi. Io sono d'accordissimo col discorso di Sciscione. Cioè, l'Italia fa schifo, le convocazioni fanno schifo, Mancini non ci sta capendo un cazzo. Ma in questo proprio e vale doppio uno che in questa merda riesce a fare gol, cioè ti salva il culo, uno che tu fai schifo lui ti fa gol. Bravo. Ma ridurre a questo discorso, è un discorso attendibile, perché poi con Malta fai schifo, fa gol. No, te lo spiego perché non è attendibile, perché poi chiaramente con l'Inghilterra il primo tempo è stato orribile, perché Maguire l'ha completamente annullato. Nella ripresa poi fa gol. Praticamente, se vogliamo, l'unica palla che tocca è contro Malta, non è attendibile. Ma quello è un premio, Francesco. Scusami, Maguire 2 anni fa è stato, comunque potete dire che è una pippa, ma 2 anni fa è stato il difensore più pagato dalla storia del calcio. Pensa che sola, Marcolì. Pensa che sola che hanno preso questi ragazzi, dati di Ciro Immobile, per farvi avere un'idea, è titolare della nazionale inglese. Ragazzi, su, ma la cosa bella è che noi giochiamo di merda e stiamo a parlare di uno che non gioca. Cioè, noi stiamo riducendo la trasmissione a questo. No, state parlando di quello, che parlare di un disallenatore. Che sta, ma di chi stiamo parlando? Scusa, ma parlo di Immobile, che di stiamo parlando. Immobile non è convocato. Che posso parlare di uno non convocato? Posso parlare invece di uno che... Ah, però ne parleresti. Ma tu ne hai voluto parlare, sei tu che l'hai girato di me. Ma come non ho fatto il paragone, non ho fatto il paragone. Ma sei detto che il problema di Mancini è dell'Italia... Ma per me non esiste neanche il paragone, ragazzi. È come paragonare, non so. A me manco mi interessa, giocassero te qui. Quanti anni? No, ma vedi, c'è una cosa che non capite, sono un po' che sto zitto. C'è una cosa che non capita, almeno per quanto mi riguarda, poi gli altri parlano per loro stessi. Io non sto criticando Retegui, ripeto, Retegui per me può fare pure 1500 gol. Quello che dico semplicemente io è che vorrei che la possibilità che ha avuto Retegui fosse data anche ad altri attaccanti, punto. Fatto sta, imprescindibile, che secondo me la nazionale, l'attaccante ce l'ha e si chiama Ciro Immobile, punto. Allora, no, non sono d'accordo, perché un giocatore che in due partite ti fa due gol, Ciro Immobile due gol in quanto li ha fatti? 2 anni? Campionato ci mette un quarto d'ora a falli. Ma sono d'accordo, però un giocatore non si può valutare solo al campionato, perché voi tirate avanti la storia dell'Immobile che fa 30 gol all'anno. Sono 5 anni che non fa 30 gol all'anno Ciro Immobile. Sì, sono 5 anni che fa 30 gol, studia. No. E balla per io. Non in campionato, non in campionato. Ah no, vabbè, stagione, chiamala come vuoi. Ah. E che fortissimo, sono pochi 30 stagioni. I fanno tutti 30 stagione. No. I fanno tutti. Dai, Luca, far Ortelli, bravo. Ortelli, come mai quella maglia? La mia nazionale... La mia nazionale stasera vince 6-0. E l'unica
lui in due partite ne fa 4. 4. Solo per far capire che in Europa c'è ancora. Altro che c'era Immobile, quello è un attaccante che nonostante l'età segna ancora sempre e comunque. Posso dire, andando contro i suoi, prego Ciccione. No, posso dire, io su Ortelli il 2 ottobre Ortelli ci dice 5 attaccanti più forti della Serie A. Prego. E l'elenco, però non ridete, eh? Milik, Abraham, Immobile, Vlahovic e Giroud. Questi sono i 5 attaccanti più forti della Serie A secondo Luca Ortelli. Beh, vabbè. Se guardiamo, l'ha se preso uno, io penso. Se, perdonami, Milik è infortunato e rientra vabbè, perfettamente. Giroud è campione del mondo e ha vinto Europa League, Champions League, un giocatore quest'anno della Madonna, la grande. Perdonami. Ma perché qui Giroud non è campione del mondo, Lautaro è campione del mondo comunque. No, Lautaro non è un cazzo, Lautaro è uno scalda panchine. Non parliamo di Lautaro, non paragoniamo Lautaro a Giroud perché veramente qui stiamo parlando di calcio. Ne hai messi 5, ne hai messo Osimhen che era cavaloniere. Sì, però perdonami, ti spiego anche perché non metto Osimhen. Osimhen è il primo anno che fa bene dopo 3 anni a Napoli. E soprattutto Osimhen è un giocatore dove la tecnica non esiste. Osimhen è solamente velocità e fisico, basta, non c'è il tiro, non c'è il tiro, non c'è la tecnica, non c'è il giro in gioco. Dopo Alessio voglio dire una cosa. Eravamo da Ale, prego. No, io voglio dire questo, non si possono giocare giocatori in base a fatto due partite, due gol, perché io mi ricordo che Felix debutta a Roma con Genoa, fa due gol, uno più bello dell'altro, bravo. E Felix è la pippa. Io dico che Retegui, secondo me, per giudicarlo giocatore di livello, deve prima venire in Serie A, andare a giocare a una squadra tipo Torino, tipo Bologna. Bravo, Ale. Percorso. Bravo. È un giocatore. Tanto verrà l'Inter, allenato da Conte. Con l'Inghilterra l'hanno messo davanti alla porta, ha segnato, se sbaglia dall'Ao, sai che Dimo, lasciamo perdere. Oggi fa un gol di testa contro il Marta, però con l'Inghilterra non ha mai preso la palla. Bravo, Ale. Che ci sia Ale, tu sei romanista, ti ricordi il primo anno di Dzeko alla Roma? Sì. Il gol di Retegui quell'anno, Dzeko l'avrebbe fatto? Ma forse no. Però Giacomo, ma che paragone sta a fare Marco? Però Giacomo, No, perché Ale ha detto Retegui, che è lucido. Il gol che fa l'Inghilterra lo deve fare perché lo fa chiunque. Ho ricordato Marco, ad Ale, tifoso da Roma. Ma te sei scordato Giacomo, quelli che ha fatto al City, al Wolfsburg. Sto dicendo che evidentemente fa un gol, non è sempre così facile come sembra. Bravo, Marco. Ma non ha detto che è facile, però, Marco. Soprattutto se tocchi un pallone a partita. Ma non ha detto che è facile, Ale. Marco, ma tocchi un pallone perché la squadra è allenata male. Infatti, tocchi un pallone perché la squadra non è capace. Ma io vi ho lasciato giovedì scorso che parlavate dei Retegui e vi dicevo che è l'ultimo problema della nazionale. Mo riparlate dei Retegui per colpa di Farina, un'altra volta è stato parlato dei Retegui. Ma te tu me lo metti in mezzo per difendere gli amici tuoi, Marco, dai. Forse l'altra volta andavo in un'altra direzione. Io avevo detto che non avevo fatto una disamina tecnica, avevo detto che era proprio sbagliato concettualmente convocarlo, perché questa è una mia opinione, poi andando a ritroso con tutti quanti gli oriundi che ci sono stati, che hanno giocato con l'Italia, tutti quanti avevano almeno giocato 4-5 anni in Italia, conoscevano la nostra cultura, erano integrati con il nostro calcio. Andare a fare scouting per la nazionale, io la trovo una cosa allucinante. Andando. Come allucinante? Vuole uno che fa gol. Ma che allucinante? Aspetta. Non ti dico allucinante dal punto di vista tecnico, che ci sta, allucinante dal punto di vista concettuale, perché la nazionale non è una squadra di club. La nazionale è stata concepita proprio per essere diversa dai club, che deve andare a prendere il meglio o il peggio di quello. Però una difesa di Retegui la voglio fare, poi chiudo il discorso Retegui. Vedi che sei tu che ne parli. No, ma una difesa la voglio fare, perché sinceramente ne ho sentite un po' dei commenti, ho visto un giro sui social, anche qualche sito online, dire ma sto ragazzo però non dice una parola d'italiano. Sti cazzi.
Cioè, non è quello il problema. Si cazzi che non parla italiano. Ma non mi interessa che non parla italiano, regà. L'importante è che segna su un parere italiano. Rappresenta l'Italia. Cioè, tu stai rappresentando l'Italia in qualità di persona e calciatore in questo caso. Che ma non è colpa sua, Franci. Ma non è colpa sua, vive in Argentina, come fa a parlare italiano? Ma allora quello che l'ha saputo l'altra settimana, stasera hai visto che Carino già cantava l'inno. Dai, su questo non gli so dire. Ho capito, che deve fare? Vive in Argentina, ragazzi. È come se a me mi dici domani vai a giocare, non lo so, va a Germania. E chi cazzo usa il tedesco? Scusa, fra. No, ma cioè, questo qua è allucinante. Ma infatti tu non ci andresti per la Germania. Io ti ma lascia perdere, però non si può criticare per quello. Critichiamolo sul campo. A Paolo Di Canio era stata addirittura proposto, e anche a Cudicini, di giocare per l'Inghilterra. Loro potevano essere opportunisti. Dai, Francesco, per tanti anni c'è stava Totti in nazionale, dai, su. No, guarda, no, la no, cosa no, paradossale, no, questa cosa brutta è della dico laziale, non c'entra niente. Per favore, perché Totti italiano era un fuoriclasse e queste cose non ci c'entrano proprio niente. Scusa, Vitale, ma non pensi che sia più semplice di quello? Allora, io a me serve uno convocabile convocabile dalla legge, che sappia fare gol. E mi giro, mi guardo qua. Ma una non ce nazionale, l'ho. Manfred, deve rappresentare il meglio e il peggio di un popolo, in questo caso calcisticamente. Ma non è convocabile per la legge. Ma sì. Poi sì, sì, no, certo. Manfred, c'è un problema. Manfred, c'è un piccolo problema. Per esempio, dei calciatori un attimo. Francesi, ma quelli sono nati e cresciuti lì. Infatti certo. Il problema non è Balotelli che è italiano a tutti gli effetti, il problema è andare a prendere un giocatore in Sud America che fino a 10 giorni fa dell'Italia non sapeva niente. Vabbè. La domanda è, se l'avesse convocato l'Argentina e bravo. L'Italia, lui dove sarebbe andato? È ovvio, l'Argentina. Allora non c'è italiano, punto, chiuso. Prego, Camillo. Allora, no, dai, secondo me... Secondo me, se Jorginho lo chiama il Brasile anni fa, secondo voi viene in Italia, dai, prego. Infatti, no, Jorginho viveva da 9 anni in Italia ed era cresciuto. Se lo chiama il Brasile, secondo te dice no, mi sento italiano. Allora, no, però io, per esempio, perché qua parliamo di paradossi, non ho trovato niente d'assurdo nella convocazione di Jorginho, perché qui non si tratta di razzismo e io poi sono la persona meno razzista. Sì, non lo sottolineare, non c'è razzismo. No, perché me l'hanno detto sui social, si tratta proprio di buonsenso, Manfred. L'ignoranza, quella chi dice prego queste cose qua? Vabbè, detto ciò ci siamo salvati, Compagni ci siamo salvati. Chi dice queste frasi qua? Camelio, prego. No, quelli della Lazio sono molto scorretti perché hanno spostato il gol di Immobile sul campionato, perché oggettivamente sul campionato va forte, dove il nazionale fa ridere, e poi ha detto Damiano, Mancini non ci fa qualificare ai mondiali e Immobile ci fa vincere gli europei. C'è un po' di confusione, una volta è il gruppo, una volta è il singolo, per difendere Immobile siete un po' troppo faziosi, non siete molto corretti secondo me, ve lo dico. Non ho mai parlato di Immobile. No, ma qua a parte il meme, non c'è nessuno che ha criticato Immobile. Cioè, nessuno ha detto, siamo usciti dal mondiale perché c'è Immobile. No, cioè, Immobile è semplicemente... se c'è uno meglio, ben venga, per essere meglio ci vuole poco. Questo, ma non è che in nazionale, però, ragazzi, noi facciamo le pulce agli allenatori ogni settimana per mezzo pareggio e a Mancini gli concediamo tutto questo. E ci fosse uno che dicesse: Mancini è il più scarso allenatore degli ultimi 10 anni dell'Italia. Quello no, che ha fatto su questo, meglio. Dopo l'Europeo, più scarso di Ventura. Più scarso di Ventura. Vabbè, questo non lo so. Però che vuol dire dopo l'europeo? Ha detto Lazio, Mancini che mi sono perso io nell'ultimi tempi. Non c'entra niente la Lazio. Ce l'ha spiegato l'altra volta. Sì. Mazzocchi si è mutato. Mancini è stato un vostro allenatore, il giocatore che ha vinto lo scudetto. Ma infatti io non sono d'accordo con Augusto. Io ho stima di Roberto Mancini. Non mi piace come sta allenando l'Italia. Che vuoi? Non posso pensare. Ma pure sui mondiali ha detto che andava male. Ma che vuol dire? Il mondiale quando ha fatto? Non ha fatto il mondiale. Che dici? Ha sbagliato. Non si è qualificato. Quindi che tu sei contento? No, tu hai detto vince Immobile gli europei e perde lui i mondiali. No, io non ho detto questa la sta inventando a te. Questa la sta inventando a te. No, io non ho detto niente. Ho detto che Immobile ha vinto l'europeo. Mancini ha vinto l'europeo.
ci stanno pure i miei tweet, ah, vatta a vedere, fai come te pare, no, vedi le storie, i video, Camelio, vedi quello che vuoi. Aspetta, fammi finire però. No, c'è Mazzocchi mutato, li volevo solo avvisare. Prego, Mazzocchi, sei mutato, sei mutato, prego, vai, finisci. Quindi finisco il concetto. Per me Mancini, Roberto Mancini, ha la mia stima, ma dopo la non qualificazione al mondiale, secondo me sarebbe stato giusto cambiare, punto. Per mettere chi però, Dani? Per mettere chi? Sono d'accordo. Ma ce n'ho 2000 da allenatori, Manuela. Ma chi? Ma, dine 10. Te ne prendo uno? Uno? Massimiliano Allegri. Giovedì, Massimiliano Allegri. Grande! Massimiliano Allegri. Dimmi altri 1999. Ma davvero, ragazzi, vogliamo... Cioè, ma ragazzi, ma anche Gattuso! No, dai, Gattuso, no! Anche Gattuso! Ma che schifo! Gattuso. Ma Gattuso! Guarda, Marco, senti, lo sai che ti dico? Lo sai che ti dico? E te lo dico proprio io. Chi avrei preso un allenatore straniero? Senti che te dico. Luis Felipe Scolari. Io avrei preso un allenatore straniero. Scusatemi, perdonatemi. Mancini. Gattuso, no, dai. Però. No, mamma, perdonami. C'ha la Roma come esterno sinistro, uno dei migliori nel suo ruolo, ma, in Serie A. Oddio, ma Bielsa, Mancini, chiama Mancini. Bielsa. Ragazzi, bisogna dare i meriti a Cesare, perché Mancini vince l'Europeo giocando bene, facendo un bel gruppo, facendo una bella squadra, e poi dopo fa schifo. Però la colpa più grande di Mancini è andare a prendere un giocatore che non è italiano, perché Retegui, con tutto il bene del mondo, ancora non è italiano. Aspettate, ma perché? Questo è un simbolo di debolezza. Mancini ha comunicato a tutte le squadre europee: noi facciamo schifo. Perché? Perché se tu devi andare a prendere un giocatore in nazionale italiana... È troppo lungo, Luca. In Argentina andrà a prendere un giocatore in Argentina, ma scogito, la nazionale italiana ha comunicato a tutte trovatemi un italiano che conosceva Retegui, io sto zitto, chi conosceva Retegui, tu dai l'immagine che questa nazionale è scarsa e tu prendi uno scappato di casa, perché Retegui è uno scappato di casa, e lo fai giocare, poi che faccia due gol a casissimo, che faccia pure io non mi interessa, ma Retegui non è italiano e io non lo voglio in nazionale, io Retegui in nazionale non lo voglio.